Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di come si disegna. Oggi non disegniamo, ma facciamo la nostra estrazione per il quadretto di Elsa. Il quadretto era per festeggiare i miei primi 50 iscritti, siamo arrivati a 140, perciò ecco, non faremo i 100 iscritti il prossimo giveaway. E stavo pensando di farlo ai 300 o ai 500. Cosa ne pensate? Quale vorreste che facessi? E poi domanda più importante, qual è il soggetto che dovrei rappresentare? Naturalmente posso solo offrirvi cose che posso creare con le mie mani. Fatemi sapere cosa vorreste e vediamo cosa viene fuori. Intanto, faccio l'estrazione per questo premio. Se non siete iscritti, beh, iscrivetevi per i prossimi concorsi che farò fino a che sarò in grado di fare questa cosa. E per fare questa estrazione la faremo in modo molto semplice, scriverò semplicemente in maniera manuale i nomi di chi ha commentato, visto che non siamo tantissimi, e poi estrarremo un nome. Intanto vi auguro buona fortuna, non farò dei tagli al video così sarà un video trasparente, potrete vedere tutto quello che faccio e vi auguro buona fortuna. Quindi a dopo, cominciamo con i nomi. Allora, il primo è Sikl. Poi abbiamo Happy Sunday. Poi abbiamo Giovanni Dal Pozzo. Poi abbiamo Gabriele Romano. Super Gabriele Romano che mi risponde sempre. Alessandra Carta. Poi c'era anche Giulia Landucci, però che poi ha eliminato il suo commento, quindi non so bene come considerarlo, quindi probabilmente non la includerò. Sì, non ho fatto in tempo a rispondere alla sua domanda che mi chiedeva come partecipare, ma aveva già partecipato, poi ho cancellato il suo commento. Vabbè. Lerca Mutisi. O Lerca? Sì, Lerca. Arca Mutisi, Elisabetta Dal Pozzo. Poi abbiamo Livia e Thomas. Poi abbiamo Tia Macaluso. Poi abbiamo Sorinel Urcan. Poi abbiamo Sofia Frasca. Poi abbiamo Mattia Mariani. Poi Marti Filippetti. Poi Dalia Anna Ferrara. Poi Paolo Gallo.
Poi Generoso Pontillo che mi chiede chi sono. Sono un povero lavoratore della sera. Generoso Pontillo. Prima o poi mi farò vedere, ma intanto che ho poco tempo sto gestendo così il canale. Generoso Pontillo. Naco. Francesca Martucci. Gabriele Romano, ma forse l'ho già scritto. Sì. E poi abbiamo Giuseppe Minì. Poi Sokol Nalbani. Poi Gabriele Romano. Ha una G di un colore diverso. Che siano due account diversi? Come faccio a saperlo? Il nome è identico, cambia solo il colore della lettera. Beh, considererò solo uno. Se fosse diversamente fatemelo sapere. Gabriele Romano, fammelo sapere. Bene, allora non resta che tagliare questi nomi e farli estrarre. Bene. Quindi come fare? Mi servono delle forbici. Le forbici che non tagliano di mio figlio, e quindi tagliamo malamente questi che ho scritto troppo vicino puntualmente. Vabbè, pace. Beh, siccome sono concentratissimo. Vabbè, aggiungerò dell'audio. Ah, sì, giusto per intrattenermi un po', perché sennò.
Eva, puoi venire a aiutarmi? No, Eva. Hai chiamato Eva? Ma fare cosa? Allora, ho bisogno del vostro aiuto per scegliere un bigliettino. Io voglio. Ma però che bigliettini stai tagliando? Sto tagliando dei bigliettini per trovare un vincitore. Io lo dico quando è pronto. Allora, qua ho fatto dei biglietti. Con dei nomi, e quello che prende quel nome che prenderai, Eva, sarà il vincitore di Elsa. Ma forse io non ci riuscirò a prendere un biglietto, dici? No, io dico a prendere il biglietto del vincitore di Elsa. Sì, che lo prendi. Adesso ti faccio vedere, lo prendi da questa scatola qua. Ma io voglio essere in braccio a te. Adesso ti prendo, aspetta che finisco di piegare questi. Sì. Vinciamo Elsa. E chi vince Elsa farà pietra. Allora. Sei pronta? Sì. Qua mischiamo bene questi foglietti. Ma tu mi prendi la mano e io lo faccio. E tu, e anche tu lo mi fai muovere la mano. No. Allora, Eva. Tu non quando, sei piccola, lo so. Quando ti senti pronta, puoi prenderne uno. Adesso mi sento pronta. Uno solo. Ah. Oh. E apriamolo qua così. Marti Filippetti. Chi sarà Marti Filippetti? Boh. Ditegli a... Brava Marti Filippetti, auguri! Brava Marti Filippetti, auguri! Bene, abbiamo una vincitrice. Quindi... Adesso vediamo come fare per trovare l'indirizzo e fartelo spedire. Intanto grazie per aver partecipato a questo super concorso e al prossimo video.